rumorosi che scoppiettano! Non posso più fare il video, ho da fare adesso, scusatemi. Tornando a noi, in questo pacco la prima cosa che c'è su è questa busta di patatine con tantissimi Pikachu sopra, e questa volta ho fatto molta attenzione a prendere delle patatine che sembrassero mangiabili, non come quelle dell'ultima volta. Mio Dio, ancora ricordo quel sapore. Questo è il sacchetto visto da vicino, ci sono tantissimi Pikachu e delle Pokéball, quindi è dei Pokémon, e come potete vedere le patatine sembrano le nostre patate al forno, quindi mi aspetto di mangiare qualcosa di semi-decente almeno. La seconda cosa è questo pacchetto con Pikachu e gli starter di Sole e Luna, che non so assolutamente cosa abbia dentro, ma dovrebbe essere qualcosa da mangiare, almeno credo. Questo appena l'ho visto ho voluto prenderlo subito perché, oh mio Dio, caramelle gommose dei Pokémon! Adoro! Abbiamo queste caramelline o gomme da masticare, non ho ben capito cosa siano, di Pikachu in tante diverse versioni, quindi ne ho presa una diversa per ogni versione di Pikachu. Oh mio Dio, mi stanno cadendo! E infine, ho fatto la trashata. Sì, ho dovuto farlo, come al solito ho esagerato e ho preso addirittura il ramen di Pikachu. In due diverse versioni, in due diversi gusti, perché non ci facciamo qui. Procediamo con l'assaggio. E basta parlare, mangiamo. No, scherzavo, sono buone. Sono veramente buone queste. Cavolo, non me l'aspettavo. Avevo un sacco di paura dopo le ultime patatine. Chi non ha visto il video lo andasse a vedere dell'estate scorsa. Avevo molta paura. Queste, cavolo, queste sono buone. Tra l'altro non avevo notato che qui c'è una pannocchia di Gran Turco. Quindi è quello il gusto. Gusto mais. Sono buone in effetti. Beh, volevo.